Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Ciao raga, benvenuti, bentornati sul mio canale. Come va? Spero bene. Allora, io mi sono un attimo ripresa, perché se avete visto le prime clip di stamattina, ero oltre ad essere in mood casalingo, ero anche un po' devastata. Ieri sera ho mangiato tanto, e quando mangio tanto poi ultimamente mi sento appesantita, mi sento come giusto che sia, super gonfia. Infatti non sono potuta andare a letto se non dopo aver bevuto una tisana. Avrei dovuto fare anche lo shampoo, non l'ho fatto perché domani, che è lunedì, cioè oggi è domenica, e domani ho dei contenuti da girare e quindi preferisco farlo, cioè mi merito i capelli, quindi preferisco farlo direttamente domani. Io mi sto mettendo intanto un po' di accessori e niente, vado a legare nuovamente i capelli, cioè cerco di, non lo so, alla fine i capelli sono questi, ve li faccio vedere. Potrei anche fare un refresh veloce. Vabbè, guarda, potrebbe anche andare così. Che dite? Cioè, se solo non mi scocciassi di fare un refresh, non sono il top. Però, boh. Ultimamente non li sto più capendo. Non lo so, vabbè, comunque. Allora, io nel frattempo finisco di fare altre cosine. Ho Alfredo di là che sta cucinando, è super bravo, perché il sabato e la domenica, quando diciamo siamo a casa e lui non lavora, cucina lui, quindi super contenta. E dopo facciamo anche l'albero di Natale. E abbiamo comprato, questo è il nostro primo albero di Natale, quindi abbiamo comprato tutti gli addobbi, abbiamo comprato l'essenziale, quindi l'albero, e sono super entusiasta. Quest'anno sarà un Natale speciale, e anche perché lo passiamo per la prima volta insieme, vivendo insieme nella nostra casetta, e quindi niente, sono
super contenta, quindi momenti di gioia quando abbiamo quando siamo andati a cercare gli addobbi, tutte cose belle, insomma. E poi io adoro il Natale, cioè una delle poche feste che veramente sento molto mia, e mi piace proprio decorare, fare l'albero in famiglia, quindi lo faremo dopo pranzo. E che dire, quest'anno cercherò di fare i vlog, e vorrei farvi anche il room tour della mia camera, e ne approfitto, oltre a farvela vedere, ne approfitto anche per addobbarla insieme per quanto riguarda Natale. Quindi ora io ho un po' d'herpes qui, vedete, qui e qui, perché mi capita che quando metto il burro cacao, che vorrei idratarmi un po' le labbra, puff, esce l'herpes. Quindi a volte preferisco tenermi le pellicine piuttosto che l'herpes. Vabbè, mi gonfio un po' le labbra, anche se ce l'ho già abbastanza carnose. Quindi allora io vado un attimo a sistemare altre cosine, ci vediamo dopo pranzo. Vi faccio vedere tutto l'alberello, che stiamo un po' insieme, ok? A dopo. E mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, perché poi ultimamente, prossimamente, pubblicherò molto. Allora, siamo in preparazione, queste sono alcune decorazioni che abbiamo preso, e quest'anno l'ho voluto fare col verde e dorato. Poi vabbè, vi faccio vedere bene il tutto. Questo è da buttare, l'albero è qui, e questo è diciamo il cosino per coprire il piede. Non vedo l'ora. Abbiamo pensato di metterlo qui, dobbiamo solo vedere se abbiamo abbastanza prese, perché servirebbe una ciabatta per mettere le luci, che ne abbiamo prese un paio. Che ne dite? Buongiorno, come va? Allora, non è il giorno dopo, ma il giorno dopo ancora. E niente, ultimamente mi è un po' difficile vloggare, però mi sono ripromessa che questo dicembre voglio fare un bel po' di vlogmas, quindi ci sarà. Allora, non so se mi seguite già su Instagram e quindi l'avete già scoperto, o l'avete scoperto l'altro ieri, che sono quindi in attesa. Sono super contenti, siamo super contenti. E sono al quarto mese. Ho passato i periodi iniziali, sono stati un po' duri, un po' per le nausea, un po' per la stanchezza, un po' per alcuni problemini che mi hanno un po' fatta preoccupare, un po' di ansie. Quindi diciamo non ero in me, anche per questo sono un po' sparita sia da qui che da Instagram.
E niente, però ora sono super felice, sono al quarto mese di gravidanza, non conosciamo ancora il sesso, cioè avremmo già potuto saperlo, però stiamo organizzando una piccola festicciola in cui appunto scopriremo il sesso. Sono super curiosa, anche se l'importante è che sta bene, poi veramente o maschio o femmina non è un problema, cioè piacerebbe tutti e due, quindi non ho una preferenza di alcun tipo. Alcuni mi hanno detto: ma tu te lo senti? Allora, devo dire, inizialmente pensavo fosse una femminuccia, ora penso sia un maschietto, forse sono stata anche un po' condizionata, perché tutti coloro a cui lo dico mi dicono: secondo me fai un maschietto. Quindi se farò una femminuccia sarà veramente una sorpresa per tutti. E niente, siamo super entusiasti, lo so, appunto l'ho scoperto a settembre. È stata un'emozione incredibile, cioè lo cercavamo non da tantissimo, quindi siamo stati super fortunati e niente. È un bel periodo, quindi trascorreremo un Natale diverso. Non abbiamo comprato ancora niente per il bambino o bambina che sia, un po' perché non conosciamo il sesso, un po' così, cioè magari più avanti ci sta arrivando già qualche regalino, ma niente, ancora non ci stiamo dedicando. L'unica cosa che ho preso al momento sono degli adesivi che attaccherò alla parete, alle pareti della cameretta, e un armadio super carino, l'ho fatto aperto, molto estetico, e poi vabbè, dovremo prendere altre cosine, ma pian piano faremo il tutto. Scusate se ho il fiatone, se mi sentite affannata, ma mi sta capitando molto molto spesso, soprattutto poi quando se mi muovo e parlo è una dura lotta. Tutti mi dicono: in gravidanza la pelle è meravigliosa, capelli pazzeschi. Non è questo il caso, perché sì, la pelle ok, non ha particolari problemi, ho l'herpes costantemente, però sapete, io già ne soffro da una vita, cioè si è già ridotto notevolmente, e i capelli nella norma, insomma, da quando ho fatto la tinta c'è stato uno scombussolamento, sono sicura sia stato anche questo, e quindi l'albero, eccolo alle mie spalle, sembra più piccolo dal video, ma effettivamente è abbastanza grande, mi piace tantissimo, lo adoro. È così, abbiamo comprato anche un sottoalbero, ve lo faccio vedere un pochino meglio, che poi ve l'ho fatto vedere l'altro giorno, ma di giorno secondo me rende di più. Mi piacciono tantissimo ad esempio queste, che sono in vetro, super pericolose, queste anche sono in vetro. È così, questo insomma, ok. Allora, io ho appena finito di editare un video e ora mi metto un po' all'opera, anzi vedo le unghiette, dovrei farle, quindi non so se oggi, ma in questi giorni sicuramente le farò, e ora sistemo un po' la casina. Questo è uno dei regalini che ci è arrivato da poco. È questo carinissimo peluche, e all'interno c'è questo sapone che sa proprio di bimbo, sapone non sapone, queste salviette e un libricino super carino. Poi faccio vedere altre cose che mi hanno regalato, quindi qui un super regalino. Poi mi hanno regalato questo bavetto super carino, in realtà questo è stato il primo regalo, quindi ero super emozionata quando l'ho ricevuto dalla mia amica, quindi super carino. E poi questo invece, che è una confezione, tra l'altro io adoro queste cose, con questo peluche, faccio vedere,
carino. Io poi adoro tutte queste cose col beige, nulla di celeste o rosa. E qui una copertina. Ok, non vediamo l'ora di utilizzarle. Che bello!